Buongiorno a tutti, qui Tecnarca. Oggi vi mostrerò la seconda partita della BO3 svolta durante il torneo online a livello europeo, che ricordo è organizzato da Spain VGC, dove rappresento insieme ad altri 11 ragazzi la nostra nazione. Ricordo anche che siamo riusciti a battere il nostro primo avversario, la Francia, con un netto 6-1. Da una parte vediamo il mio avversario, Cyrus, che manderà in campo Scrafty, Metagross, Tundurus e Gengar. Io invece userò Kangaskhan, Saikun, Sylveon ed Itran. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuta questa sfida. Vi ricordo infine di seguirci tramite la nostra pagina Facebook e il nostro forum, di cui troverete il link in descrizione, per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda video, tornei e news Pokémon in generale. Spero che questa partita possa essere di vostro gradimento. Qui vediamo il nostro avversario che parte veramente con un'ottima lead, mirata soprattutto a bloccare sia Kangaskhan che Saikun, dato che appunto probabilmente avrebbe fatto Tuon Onda, scusate, provocazione su Saikun e fuoco fatto su Kangaskhan. Io, per impedire almeno la provocazione da parte di Tundurus, vado di bruciapelo appunto sul Tundurus avversario. Qui devo dire che comunque mi aspettavo una doppia provocazione da parte del mio avversario, per questo ho lasciato in campo il Kangaskhan. Però il mio avversario appunto fa fuoco fatuo ed evita il mio Kangaskhan evita l'attacco. Qui ammetto che il mio avversario ha fatto una gran bella giocata, dato che appunto mi aspettavo un altro fuoco fatuo sul mio Itran, sul mio Kangaskhan, scusate, ritiro Kangaskhan e faccio entrare in campo Itran per cercare di attivare fuoco ardore. Purtroppo però il mio avversario appunto fa un doppio attacco su Saikun mandandomelo KO. Così qui entra in campo nuovamente Kangaskhan, che va di bruciapelo su Tundurus. Però nel mentre Gengar mi brucia Kangaskhan, qui Itran va di onda calda e tanto per cambiare fallisce l'onda calda sul Tundurus avversario, che altrimenti sarebbe andato KO. Qui adesso proteggo Itran appunto per cercare di non farmi fare Tuon Onda dal mio avversario e vado di sdoppiatore su Tundurus mandandolo ovviamente KO. Nel mentre appunto vediamo che Gengar ha fatto fango bomba su Kangaskhan mandandomi quasi KO. Adesso il mio avversario manda in campo Scrafty per ridurre ancora l'attacco del mio Kangaskhan. Qui ancora una volta il mio avversario si aspettava che ritirassi appunto Itran. Infatti, invece di attaccarmi Itran o Kangaskhan, va di vento gelato, che diminuisce la velocità sia di Sylveon che di Kangaskhan, e grazie alla scottatura Kangaskhan va KO. Ricordo che al momento il mio avversario è in vantaggio per un 3-2. Qui purtroppo entra in campo il povero Itran, che avrà veramente vita dura contro Scrafty, e lo proteggo perché sinceramente pensavo facesse un doppio attacco su Itran, dato che appunto aveva dietro Metagross. Invece protegge il suo Scrafty e va di gran voce di fango bomba sul mio Sylveon, che precedentemente si era preso in faccia un gran voce. Appunto, la situazione torna di nuovo in parità, perché è andato KO Gengar, entra in campo il Metagross del mio avversario. Qui il Metagross avversario va di pugno scarica, anche se comunque avrebbe potuto fare mosse migliori, come per esempio fare il sostituto o addirittura proteggersi, e vado di onda calda che manda KO il Metagross avversario, con un brutto colpo, anche se penso sarebbe stato
sarebbe stato lo stesso anche se non l'avessi fatto. Nel mentre Scrafty cerca di farmi più danni possibili con assorbipugno su Kangas su Itran. Infine, con privazione, manda KO il mio Sylveon. Qui l'uno contro uno tra Itran e Scrafty viene vinto da Itran, perché per fortuna il mio Itran non ha missato l'onda calda sullo Scrafty dell'avversario. E così riesco ad aggiudicarmi la seconda partita, anche se il mio avversario devo dire che ha fatto veramente delle belle giocate. Quindi riesco a riportarmi appunto sull'1-1. Spero che questa partita sia di vostro gradimento. Sia stata di vostro gradimento. A domani con la terza e ultima parte di questa entusiasmante BO3.